Com'era? Avrei divorato qualunque cosa. Ma era davvero super. Super. E così sei una brava cuoca? Non proprio, no. L'uomo che è stato a casa nostra guidava un'automobile lussuosa. Di cosa si occupa? Lavora con i cavalli. Davvero? Io li adoro. A casa ho un baio. Ma dai. Lo cavalco tutti i giorni. Dunque è di famiglia. Io avrei un milione di domande. Sì, anch'io. Ti ho immaginata in tanti modi. E ora, eccomi qui. Ti sta bene che sia proprio io? Beh, non c'è molta scelta. Voglio dire, ognuno è quello che è, giusto? Nessuno può scegliere. È così e basta. Sì, hai ragione. Dio ti aveva dato a me. È stato l'uomo a portarti via. Tu sei contento di avere una madre come me, vero? E in un posto come questo. Pensavo fosse peggiore. Stellate cavalli, arriva di Gatti! Forestiero, lascia la città o ti sparo in quella testa di cazzo! È così? Sei morto, cadi! Giù! Allora, zio Polly, non si dice chi è? Signori, nostro cugino, il figlio di Polly, Michael. Molto piacere, John. Arthur, ma ci conosciamo già, ti lanciavo fuori dalla finestra e lui ti prendeva. Sì, ti mettevo in una scatola e ti trascinavo per Watery Lane. Contento di essere tornato? Io non me lo ricordo. Ricordo solo quando mi hanno portato via. Ora sei qui, ragazzo. Bentornato nella tua vera famiglia. Più tardi ti raccontiamo tutto. I perché e i per come. Lasciamolo in pace per ora. Andiamo. Che figurino. Sembrano simpatici.